A Mario piace la lingua italiana? Sì, lo piace. Le piace. E gli, maschio, gli piace. O li. Gli piace? Risolveremo questo dubbio oggi stesso. Prima di farlo, però, vi consiglio la visione di questo video, il primo video che ho pubblicato sul verbo piacere. È importante che lo vediate perché altrimenti c'è il rischio che non comprendiate alcuni aspetti. Guardatelo pure, quindi, tanto io vi aspetto. Se volete migliorare il vostro italiano, iscrivetevi a Italiano con Eli. Fatelo anche per l'algoritmo. Potete attivare la campanella in modo da ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Cominciamo! Benvenuti a Italiano con Eli. Sono Elisabetta e mi occupo di formazione linguistica da circa 10 anni. Nella lezione di oggi vi insegnerò a utilizzare il verbo piacere. Vi ricordate come funziona il verbo piacere? Esistono sempre due forme equivalenti. Iniziamo dalla prima persona. Posso dire mi piace o a me piace, o anche mi piacciono, a me piacciono. Per esempio, mi piace andare in piscina. Alla seconda persona avremo le forme ti piace o ti piacciono, o anche a te piace, a te piace. Piacciono. Per esempio, a te piace il calcio. Veniamo ora alla terza persona, indubbiamente la più complessa. Anche in questo caso dobbiamo utilizzare i pronomi indiretti, ovvero quelli che rispondono alle domande a chi, a che cosa. Per chi parla spagnolo, questa parte è piuttosto complessa. Mi raccomando quindi di prestare la massima attenzione. Al maschile avremo gli piace o piacciono o a lui piace piacciono. Ricordate che gli viene usato solo per il maschile, non per il femminile. E la frase a Mario piace la lingua italiana diventerà gli piace la lingua italiana. E se invece di Mario si trattasse di Maria, beh, in quel caso dovremmo dire le piace la lingua italiana, oppure a lei piace la lingua italiana. Le è un pronome indiretto femminile. Non sapete quante persone italiane commettono degli errori. Sento quotidianamente frasi del tipo gli dico, per esempio per dire dico a mia madre o dico a mia sorella, anziché dire le dico, o magari all'imperativo digli di chiamarmi anziché dille di chiamarmi. Fateci caso, anche tra le persone di madrelingua ci sono tanti errori e questo è indubbiamente uno dei più frequenti. Allora, vediamo, mi sapete dire tre cose che piacciono a Laura Pausini e tre cose che piacciono a Giuseppe Tornatore? Ho scelto due personaggi italiani famosissimi. Tra l'altro, se non avete visto il film La corrispondenza di Giuseppe Tornatore, vi consiglio di vederlo, è bellissimo e tra l'altro è stato girato in un luogo veramente suggestivo qui nel nord Italia. Passiamo ora al plurale. La prima e seconda persona non creano particolari problemi. Per esempio, noi possiamo dire ci piace o a noi piace o ci piacciono a noi piacciono, come per esempio ci piacciono gli spaghetti. E con voi avremo vi piace, piacciono o a voi piace, a voi piacciono, come per esempio a voi piace l'inverno.
Veniamo ora alla terza persona plurale e qui le cose sono un po' più complesse. Semplificando, possiamo utilizzare la forma gli piace o a loro piace. Sappiate però che la forma gli per molto tempo è stata contrastata dai puristi della lingua. Si tratta però della forma, come dire, d'uso comune più diffusa, quella che sentite di più. E tra l'altro è una forma molto antica, risale addirittura all'epoca di Boccaccio, Boccaccio l'aveva utilizzata. Quindi, che dire, io preferisco personalmente utilizzare la forma a loro piace. Sappiate comunque che oggigiorno è accettata anche la forma gli piace. Ora non dovreste avere più problemi. Verifichiamolo insieme con questo esercizio. Qui sotto appariranno due frasi, una è corretta, l'altra è sbagliata. Mi dovrete dire qual è quella giusta. Prima frase, Paolo adora il mare. La frase corretta è, gli piace il mare. Seconda frase, a me e a mia sorella piace la musica. La forma corretta di dirlo è, ci piace la musica. Numero 3. I miei amici non sopportano il traffico. La frase corretta sarà, a loro non piace il traffico. Numero 4. Simone detesta lo sport. La frase corretta sarà, a lui non piace lo sport. Numero 5. A mia madre piace cucinare. La frase corretta sarà, le piace cucinare. Nella prossima lezione vedremo come utilizzare il verbo piacere per parlare di gusti e preferenze, esprimendo il proprio accordo e disaccordo. E non appena la lezione sarà disponibile, metterò qui il link. Se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi a Italiano con Eli. Noi ci vedremo nella prossima lezione. Potete scegliere una di queste. Alla prossima!